Cardito è tuttora sconvolto dopo l'efferato delitto avvenuto fra le mura di una casa, diciamo, molto, molto povera. Lo scenario è estremamente squallido. Tutta la vicenda ha avuto un drammatico epilogo. L'uccisione di di un bambino di 7 anni a colpi, diciamo, a mani nude, anche con la scopa. E, come dire, le botte di una violenza estrema, con delle tumefazioni che i medici dicono di non aver mai visto in simile forma. Ecco, le botte ad una bambina. L'assassino, l'autore di questi gesti criminali, è stato arrestato e ha confessato. Ecco, ma tutti i particolari e le ultime acquisizioni giudiziarie sono, come dire, affidate a Titti Benreduce, la cronista del Corriere del Mezzogiorno, che oggi proprio, ha dedicato tantissimo spazio a questo crimine e lo ha fatto, come al solito, con grande professionalità, ma questo entrerebbe nel mestiere. Lo ha fatto soprattutto con un grande affetto e una grande pietà per questi piccoli e anche senza, come dire, aggredire quelli che sono stati gli autori, in un certo senso, del delitto di Cardito. Direttore, buonasera. Buonasera, effettivamente è un caso che ha sconvolto non solo Cardito per la brutalità della violenza. Per domani mattina, mercoledì, è prevista l'udienza di convalida del fermo di questo giovane italo-marocchino che ha ammesso di avere picchiato i bambini in maniera violentissima perché ha raccontato, ha perso la testa quando ha visto che avevano rotto il letto appena comprato. Adesso la Procura di Napoli Nord sta cercando di chiarire se in questa vicenda abbia avuto un ruolo, anche se marginale, la mamma dei bambini, la quale senz'altro domenica scorsa, quando è avvenuto il pestaggio, era in casa e, a quanto si è capito, non è intervenuta per aiutare i suoi bambini.